Centrosuono 101.3. E ora con noi a Centrosuono un personaggio sempre discusso e costantemente fuori dal coro. Lei è un'attrice, una presentatrice, ma soprattutto è sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti civili. Ed oggi è con noi in veste di scrittrice. Ebbene sì, e non è un caso se il suo nuovo romanzo si intitola proprio L'Italia Migliore. Quale sarà allora l'Italia Migliore secondo Vladimir Luxuria? Glielo chiediamo subito. Ben trovata, Vladimir. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Allora, Vladi, che Italia è quella di oggi? Cioè, è questa l'Italia Migliore in cui potremmo vivere? Ma che dici? Ma c'è un'Italia Migliore, effettivamente c'è. Sono quelle persone coraggiose che si ribellano all'ingiustizia, sono quelli che non accettano per esempio di pagare il pitto rischiando di vedersi l'auto incendiata, il negozio devastato o addirittura repentaglio alla propria vita. È l'Italia dei volontari, del volontariato. Ci sono tante persone che sacrificano la propria vita, che potrebbero guadagnare molto di più stando in Italia e che invece vanno a aiutare le persone bisognose fuori. C'è l'Italia delle persone che tentano faticosamente di arrivare a fine mese in maniera onesta. Questa è l'Italia migliore. Poi c'è un'altra Italia che è l'Italia di quegli egoisti, di quegli arrivisti, dei cinici, di quelli che cavalcherebbero il cadavere della madre pur di ottenere qualcosa, di quelli che ottengono un posto non per merito ma per raccomandazioni varie o passando dalla camera da letto di qualcuno. Ricorda qualcosa, no? Perché la protagonista del tuo romanzo poi alla fine è una ragazza che è disposta a tutto pur di conquistare quello spazio in TV. Poi che succede, Vladi? Come ci arriva? Beh, la mia protagonista si chiama Marianna, è una ragazzotta di provincia, di queste ragazze un po' ribelli che in provincia si vestono in maniera particolare, che hanno avuto più ragazzi, molto chiacchierate nel paese, che decide di vendicarsi su tutti. Lei va in città e vuole diventare famosa, ottenere un programma televisivo, e pur di ottenere un programma televisivo va a letto con il direttore di rete, e qui ovviamente mi sono dovuta sforzare di fantasia perché queste cose nella realtà non accadono, ovviamente. Non accadono però mai. Poi mai. Però poi proprio all'apice del successo questa ragazza ha una crisi perché si rende conto che forse non era tutta questa gran cosa diventare famosa e ottenere un programma televisivo, che ha ben altri problemi lei, radicati nella sua infanzia, un'infanzia violata da un padre che ha abusato su di lei, ha una mamma malata di Alzheimer, quindi diciamo che si rimette in gioco tutto, e quindi questo personaggio da cinico a rivista si trasforma e cominciamo anche ad amarlo. E l'Italia Migliore è proprio il titolo del programma che lei riesce a ottenere. Quindi, Vladi, un romanzo che punge il mondo della televisione e dello spettacolo in generale, ma quello che ti volevo chiedere, la ricerca del successo a tutti i costi, no? Come il caso di Marianna, anche se poi c'è una seconda vita in Marianna, è un po' il male del nostro tempo, secondo te? C'è questa corsa al successo, a diventare a tutti i costi qualcuno, anche con i social, ultimamente tutti vogliono essere protagonisti a tutti i costi. Bah sì, questo non so quanto sia connaturato nell'animo umano, ma tutti vogliono lasciare una traccia indelebile di sé in questo mondo, e c'è chi riesce a lasciarla perché magari fa delle cose meritorie, e c'è chi pensa che basta comparire, apparire in una televisione, oppure sta lì tutti i giorni a vedere quanti lo seguono, quanti mi piace c'ha, quanti follower c'ha, e se ce n'ha 10 di più è realizzato nella vita. Mentre magari, non so, io credo che nella vita si possa ottenere un successo, una soddisfazione anche facendo dell'altro, voglio dire, cioè quest'idea che il successo, che la fama spesso immeritata sia la risoluzione dei propri problemi, la trovo abbastanza assurda in un mondo comunque precario, in un mondo dove non ci sono certezze e dove diciamo lo sistema stesso fa illudere che basta andare in quella trasmissione televisiva per diventare una star, anche se poi non è manco più il quarto d'ora di popolarità, come diceva Andy Warhol, ci siamo ridotti a 5 minuti. Sì. Anche tu dovresti vederli tutti questi, anche quelli che hanno fatto l'Isola dei Famosi con me, no? Sì. Questi ragazzi, guarda, mi fanno una tenerezza perché loro hanno fatto questa trasmissione con me per un periodo, poi dopo ogni tanto mi chiamano, dicono: ah, vedi se qualcuno, perché ci chiama per una trasmissione? C'è una città intera, secondo me, popolata di reduci da trasmissioni varie,
che hanno avuto l'attimo di gloria e che adesso vagano in questa specie di ade dicendo: cosa ne è di noi? Perché non ci caga più nessuno? Ecco, un po' questo. E io stessa sono pronta, voglio dire, io stessa che ho avuto la mia popolarità, io sarei pronta anche a non andare più in televisione, cioè sono pronta anche a questa eventualità che nessuno più mi chiama per un'intervista, ma per fortuna io ho amicizie, ho la famiglia, ho altri valori, i miei hobby, la mia lettura. Cioè, quello che voglio dire io è che il successo nella vita può anche solo essere aver aiutato qualcuno nella vita, aver dato la speranza a qualcuno nella vita, non essersi girato d'altra parte quando vedi un'ingiustizia, avere una relazione sentimentale stabile. Sono tanti successi nella vita, non è solo uscire in televisione e sentirsi fighi perché qualcuno ti riconosce per strada e ti chiede l'autografo. Bel messaggio, esatto. Speriamo che arrivi sempre di più. E allora facciamo così, continuiamo a scoprire l'Italia migliore con Vladimir Luxuria tra poco, sempre qui su Centrosuono. Centrosuono 101.3. Centrosuono, Vladimir Luxuria e il suo nuovo romanzo L'Italia migliore. Quindi, dicevamo, un romanzo pungente sul mondo della TV, e pungente è stato anche il modo in cui Vladimir ha voluto lanciare questo romanzo sulla rete. Direi proprio di sì, proprio perché sul suo account Twitter è comparso questo tweet, lo leggiamo così come è scritto: domani esce il mio romanzo L'Italia migliore, una conduttrice TV che tratta male truccatori, parrucchieri, autori e si fa di coca. Chi sarà mai? E allora, visto che abbiamo detto che nella realtà non succede mai una cosa del genere, ti chiediamo, Vladi, chi è questo personaggio? Sì, infatti, chi è? Dici chi è. Ma quella è stata una paraculaggine che ho fatto, ragazzi, perché dovevo pubblicizzare il mio romanzo. Cioè, chiaro, un po' mi divertiva, mi ha divertito lanciare questo sasso. E poi, guarda, ci sono delle persone che scrivono su Twitter che sono fantastiche, perché vabbè, a parte tutti quelli che hanno azzardato alcune conduttrici, diciamo, quelle più famose. È stato un po' un totonomio. Per esempio, hanno scritto La Ventura, La D'Urso, La Perego, cioè ci hanno messe tutte, no? E poi c'è stato pure, per esempio, uno ha scritto addirittura la Orso Mandoli. L'hanno risumata, dai. E poi un altro ha scritto Paolo Limiti, e ho detto: guarda, ho scritto conduttrice, e questo mi ha risposto appunto. Quindi non c'è più però risposta a questo. Lari, giustamente tu dicevi un romanzo, ma quanto di reale c'è poi tra il romanzo e la vita reale televisiva, e non solo, perché poi compromessi sono un po' ovunque, no? Però ci interessa il discorso televisivo, dato che stiamo parlando di questo. Guarda, intanto sì, il mio personaggio è un personaggio di fantasia, anche se alcuni aneddoti li ho presi dalla vita reale, perché comunque sappiamo di certe scenate, di certi divismi, di certi capricci, quindi certe cose le ho prese dalla vita reale, un po' dell'una e un po' dell'altra. La parte forse più reale, secondo me, sono le riflessioni che fa Marilupa quando entra in questa crisi, e forse anche la parte più reale è anche un po' come ho trattato l'Alzheimer della mamma di Marianna, perché ho avuto la mamma di una mia carissima amica malata di Alzheimer, e quindi ho un po' assistito con lei alla degenerazione, diciamo così, di questa malattia. Quindi ho cercato anche lì di essere delicata, ma anche attendibile nella descrizione di questa malattia. E allora, il successo farà la felicità? Secondo noi no, ma lo continuiamo a scoprire qui su Centrosuono con Vladimir Luxuria. Centrosuono 101.3. A Centrosuono siamo in compagnia di Vladimir Luxuria e sfogliamo le pagine del suo nuovo romanzo L'Italia migliore, o forse, se dovessimo fare riferimento a quanto detto finora, dovremmo dire L'Italia peggiore o La solita Italia. Da quello che si è scoperto, forse sì, ma infatti nel libro Vladimir parla di un mondo della TV non esattamente proprio tutto rose e fiori, e come ha detto lei, bazzicando molto nella TV, in realtà racconta un mondo che effettivamente conosce bene. Continui a seguirla la TV, Vladi, che televisione ti piace? Ma sì, seguo la TV, mi piace la televisione di qualità, indipendentemente dal genere. Ci sono programmi di informazione fatti molto bene, programmi di intrattenimento fatti molto bene. Ultimamente devo dire che internet effettivamente ha sottratto molto tempo alla televisione, devo essere sincera. Però, insomma, la televisione la seguo. Sono una che segue la televisione, diciamo, dalle 19:30 in poi. Mai prima, non sono una che segue i programmi pomeridiani o mattutini, ecco. E poi mi sono inventato questo programma, questo Italia migliore, mi sono molto divertita, guarda, perché io spero che non si realizzerà mai, ma l'idea di far diventare famose 6 persone che hanno compiuto dei gesti di generosità, no? Che l'ho presi poi dalla realtà, tipo chi ha salvato la vita a uno, chi ha speso tutti i risparmi per aiutare un altro,
e farli diventare concorrenti di un docu-reality mettendo in palio 500.000 euro con un codice e un televoto, per cui questi diventano dei bastardi che cominciano a parlare male l'uno dell'altro per ottenere questi soldi, è di una cattiveria, mi rendo conto, incredibile. Però secondo me potrebbe funzionare molto bene televisivamente parlando, Senti, purtroppo sì. Vladi, e tra i protagonisti del reality l'Italia migliore c'è anche un cane. Sì. Allora, c'è un cane perché io amo i cani. Io quando ero piccola avevo un barboncino meraviglioso che si chiamava Dolly, che sculettava in una maniera incredibile, infatti ho tratto molto ispirazione dalla mia cagnolina, che scuola. Ti devo dire, ha fatto scuola, devo dire, anche in quei momenti un po' tristi in cui stavo solo nella mia camera da letto e mi chiedevo perché ero diversa dagli altri, questi occhi umidi del cane che mi guardava e che sembravano capirmi, sembrava che mi capisse solo questo cane. Ho imparato che i cani in generale non è che cambiano idea o affetto verso di te in base alla classe sociale, il colore della pelle, l'orientamento sessuale. Ecco, i cani non sono mai omofobi, non ho mai conosciuto un cane omofobo, quindi questa è la dimostrazione che i cani sono migliori di certi politici. E allora ho voluto rendere omaggio al cane, perché poi il cane è quello che salva la gente dai terremoti, salva dalle valanghe, come il caso di Zeus, il cane protagonista del mio libro. Sì. Perché i cani guida dei non vedenti, dai ragazzi, i cani sono degli esseri meravigliosi. Gli unici bastardi sono chi maltratta i cani, dai, sono meravigliosi. E viva i cani, noi di Centrosuono, insomma, lo diciamo sempre, non a caso i migliori amici dell'uomo, e mi permetto di aggiungere a quello che ha detto Vladimir che anche l'uomo forse dovrebbe ricordarsi di essere un buon amico per loro ogni tanto. E allora ringraziamo Vladimir per questo bel messaggio, ci ascoltiamo un po' di musica, ma tra poco sottoporremo Vladi al nostro botta e risposta, quindi non ve ne andate. Centrosuono 101.3.